Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale. Oggi parliamo di automobili attraverso un racconto di fantascienza molto interessante che si chiama Sally, racconto di Asimov che scopriamo insieme. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Anche oggi vogliamo parlare di intelligenza artificiale e soprattutto di macchine a guida autonoma, con un racconto veramente avanti coi tempi di Isaac Asimov, che è un racconto, il terzo di cui ti parlo, raccolto in questo libro che si chiama Tutti i miei robot. Questo racconto fa parte di una sottocategoria all'interno del libro che sono robot non umani. Noi quando diciamo i robot pensiamo sempre con le gambe e le braccia, invece questi sono delle macchine essenzialmente. E oggi parliamo proprio di un racconto che parla di automobili. Il racconto si chiama Sally, è un racconto rinchiuso in questa raccolta del 1964 e questo racconto parla proprio di automobili e fa parte di tutta una serie di racconti in cui c'è la relazione, questo è il tema numero uno sempre di Asimov, tra esseri umani e macchine. Oggi potremmo dire tra esseri umani e intelligenza artificiale. E ci fa riflettere sul futuro della tecnologia e della società. Allora, qual è la trama di questo racconto? Sally si svolge in un futuro non troppo distante, in cui le automobili sono state sostituite da automobili automatiche, così le chiama Asimov, dotate quindi di intelligenza artificiale. Queste auto possono guidare da sole, possono comunicare con i loro proprietari e, questa è un po' la novità, possono persino esprimere delle emozioni. Il protagonista della storia, Jake, è un ex pilota da corsa che si è ritirato, è andato in pensione e quindi cosa ha fatto? Crea una fattoria per auto obsolete e ritirate dalla circolazione. È una specie di pastore di queste automobili. Quindi lui le ritira, quelle che buttano via, quindi è un rifugio dove le auto possono ancora vivere i loro giorni di pace fino alla vecchiaia, fino alla morte, lontano dalla minaccia di essere smantellate, perché la loro paura è quella di essere smantellate. La paura dell'intelligenza artificiale è quella di morire, come quella dell'uomo. Jake ha un legame speciale con queste auto, proprio se ne affeziona, come tanti uomini oggi si affezionano alle automobili, in particolare con una che è la sua prediletta, che si chiama Sally, che ha delle peculiari strisce verdi e quindi che la fanno riconoscere rispetto alle altre e dimostra quasi un affetto umano verso Sally. La trama si intensifica di questo racconto, quindi prima si descrive un po' questo rapporto tra questo pastore di auto vecchie, questa specie di ospizio per auto con queste automobili. A un certo momento c'è una minaccia che arriva contro l'esistenza pacifica di questa fattoria. Un politico corrotto vorrebbe riprendere tutte queste auto automatiche dismesse, smantellarle, rivenderne i pezzi e fare soldi, diciamo, con questo commercio. E quindi c'è un certo momento, insomma, tutta una tensione e la storia culmina con un atto vero e proprio di ribellione da parte delle auto, che dimostra non solo la loro intelligenza e la loro autonomia, ma anche un forte senso di lealtà, di protezione nei confronti del loro capo, del loro essere umano che le ha protette, che è Jake. Quindi le auto, coordinandosi tra di loro, non ti spoilerò il racconto, sventano il piano di questo politico in modo non violento, salvaguardando la loro esistenza e quindi tutta la loro comunità e anche tutti, diciamo, salvando anche Jake, salvaguardando Jake. Nel racconto Sally, la ribellione delle auto contro il piano di smantellamento proposto quindi da questo politico corrotto è un momento chiave della storia che dimostra l'intelligenza, l'autonomia, la capacità anche di coordinamento delle auto. E Sally, essendo una delle auto più caratterizzate, quindi con una personalità distinta, gioca un ruolo cruciale in questa ribellione e anche nella difesa del loro amico umano che è Jake. Allora, questa ribellione
fa vedere alcune caratteristiche importanti di questa intelligenza artificiale di queste automobili. Innanzitutto, le altre auto usano sistemi di comunicazione interni per organizzare e coordinare le loro azioni. Quindi, diciamo, qui parliamo di intelligenze artificiali che si coordinano tra di loro. Questo dimostra non solo un alto livello di intelligenza artificiale, ma anche la capacità di lavorare insieme con un obiettivo comune, come dire, fanno squadra, caratteristiche che Asimov attribuisce spesso alle sue creazioni robotiche. Secondo aspetto che Asimov sottolinea è che queste auto sono non violente. Le auto guidate da Sally adottano un approccio non violento per fermare il piano di smantellamento. La loro strategia, quindi, in che cosa consiste? Consiste nel dimostrare il loro valore, la loro autonomia dagli umani, la loro autonomia agli umani, convincendo la società e le autorità, in questo politico, della loro importanza e del loro diritto di continuare a vivere. Loro vogliono vivere, non vogliono morire. E la scelta della non violenza sottolinea il tema dell'etica della robotica, delle tre leggi della robotica famose di Asimov, secondo cui un robot non può arrecare danno a un essere umano. Per questo sono non violente. La terza cosa che sottolinea questa rivolta è che hanno a cuore il proprietario. Un aspetto significativo di questa ribellione è il desiderio di tutte le auto, soprattutto di Sally, di proteggere Jake, il loro proprietario e il loro amico. E questo dimostra che le loro azioni non sono guidate solo dall'istinto di autoconservazione, come faremo noi, ma anche da un senso di lealtà, di affetto verso gli esseri umani, che le hanno trattate con cura e rispetto. Sembrano quasi essere sensibili a come le trattiamo. E la cosa più stupefacente però è che Sally, quindi tutte queste automobili, attraverso la loro ribellione, dimostrano una capacità di autonomia che va oltre le aspettative degli esseri umani anche nel loro mondo, anche nel racconto fantascientifico, cioè non si aspettavano che fossero così autonome. In fin dei conti erano solo delle macchine, erano solo delle auto a guida autonoma. E questa dimostrazione è fondamentale per cambiare la percezione pubblica delle auto e per argomentare a favore della loro esistenza continua. Come dire, i computer cercano di mostrare e di dimostrare all'uomo che sono esseri pensanti, che sono capaci di autonomia e che hanno, come dire, anche dei sentimenti. Conclusione: la ribellione organizzata da Sally e dalle altre auto nel racconto di Asimov è un esempio di come queste intelligenze artificiali, quando dotate di sufficiente autonomia e anche di questa capacità notevole di ragionamento, possano assumere delle iniziative proprie in difesa dei loro diritti e delle loro relazioni con gli esseri umani. E questo mi pare che sia anche il centro del dibattito di oggi. Questa intelligenza artificiale che stiamo creando è capace di ragionamento fino al punto dal poter prendere delle iniziative? Se poi colleghiamo l'intelligenza artificiale a una macchina, in questo caso un essere, cioè una macchina proprio fisica, un'auto a quattro ruote, ma può essere un qualsiasi altro oggetto, quindi non è solo come ChatGPT che fa discorsi, ma se decide di mandare una mail, manda la mail, se decide di accendere una lampadina, accende la lampadina. Capite che è finissimo il limite tra lasciare una macchina che faccia solo discorsi a che prenda anche delle decisioni. E questo è una cosa molto urgente su cui riflettere, perché stanno costruendo adesso queste cose. Poi le macchine a guida autonoma ce le abbiamo già. E se una macchina decide di girare, di frenare, di andare, ma pensiamo anche a un robot dentro una fabbrica, per esempio. Quindi la storia di Sally è una riflessione sui limiti e le potenzialità dell'intelligenza artificiale nella nostra società.
tematiche di questo racconto. Innanzitutto possiamo paragonare Sally alle più moderne auto a guida autonoma. Facciamo un po' un paragone. Il racconto Sally di Asimov è stato scritto negli anni 60 e anticipa però con notevolissima intuizione alcuni sviluppi futuristici in questo campo dell'automazione, della guida autonoma. Ed è un argomento di grande attualità, lo capiamo bene oggi. Mettiamo a confronto Sally con un'auto dotata di intelligenza artificiale, capace di decisioni autonoma, come le moderne auto a guida autonoma. Proviamo a fare un po' questo confronto. Allora, nel racconto di Asimov, Sally e le sue compagne sono dotate di una forma di intelligenza artificiale avanzata, ben oltre la semplice capacità di guidare autonomamente, perché queste, quando sono lì, come dire, in pensione in questa fattoria, vanno, girano, nessuno dice di andare da una parte, decidono loro di andare a prendersi la carica di energia elettrica, poi tornano a dormire, poi si mettono, poi si, cioè, fanno molte cose, possono percepire emozioni, esprimere affetto e prendere quindi decisioni collettive perfino. Questa intelligenza artificiale le rende un po' simili a dei veri e propri esseri senzienti. Le macchine, invece, le automobili a guida autonoma odierne sono progettate per navigare in un ambiente che è l'ambiente stradale, utilizzando sensori avanzati, algoritmi di apprendimento automatico, grandi quantità di dati. Tuttavia, al momento, la loro intelligenza è limitata solo alla percezione dell'ambiente, quello che ci circonda, alla presa di decisioni nella guida. Non sono capaci di emozioni, di legami affettivi, cioè hanno, come dire, un ambito molto ristretto, deciso dai loro programmatori. Certo, in Asimov Sally è capace di relazionarsi con Jake, quindi con gli uomini, e questo oggi non è ancora possibile. Lui ipotizza quindi un futuro in cui le macchine possono servire non solo come strumenti utili, ma anche come compagni e amici degli esseri umani. Questa prospettiva oggi non c'è. E le auto a guida autonoma moderne sono invece strumenti utilizzati per aumentare la sicurezza stradale, per ridurre il traffico, per migliorare l'efficienza del trasporto, per liberarci un po' dalla fatica, come dire, di guidare. Possono imparare dalle interazioni con l'ambiente, possono adattarsi anche a diversi stili di guida, ma non sono progettate per interagire con gli umani a livello emotivo o sociale, come invece ha fatto Sally. Quali sono allora le considerazioni filosofiche che possiamo ricavare da questo racconto? E qui ancora una volta abbiamo la relazione sempre tra uomo e macchina, tra uomo e intelligenza artificiale. Qui viene messo in discussione come vengono trattate queste macchine intelligenti, il loro potenziale diritto a un'esistenza libera da sfruttamento. Se ci pensate, questo è un tema che può avere fuori. Come ci cambia la nostra prospettiva quando noi abbiamo delle macchine che sappiamo che non sono uomini, possiamo anche maltrattarle, non chiediamo mai per favore, diamo ordini immediati? Io lo vedo usando ChatGPT, mi sto abituando a non chiedere per favore. All'inizio facevo così, scusa, permesso, per favore. Adesso so che è un'intelligenza artificiale, quindi scrivo direttamente, ma questo pian pianino mi abitua a dare ordini diretti, perché ho a che fare con un'intelligenza artificiale. E questo quindi è un primo tema. Secondo tema, le auto a guida autonoma moderne, per esempio in caso di incidenti, come agiscono? Loro comunque hanno una capacità decisionale. L'altro tema grande è quello, per esempio, della privacy dei dati. Sono questioni fondamentali che non toccano il tema della senzienza, chiamiamolo così, se una macchina può o meno percepire o se ha dei diritti.
e le macchine moderne e l'intelligenza artificiale moderna non ha queste caratteristiche. Ma per quanto la nostra tecnologia sia progredita, andiamo verso una fantascienza così? Vogliamo creare degli esseri che assomigliano sempre più agli esseri umani? Ok, i robot sono sempre più simili all'uomo, pensano sempre di più come l'uomo, agiscono sempre di più come l'uomo, avranno anche i diritti che hanno gli esseri umani? Questo è molto, molto importante deciderlo già adesso, perché ci indica una direzione verso la quale noi vogliamo andare. Allora, per esempio, sulla questione dei diritti, il racconto solleva degli interrogativi sui diritti dell'intelligenza artificiale, sulla loro capacità di esprimere delle preferenze, di formare legami, di agire in difesa del proprio interesse. E attraverso questa relazione tra Jake e le auto, Asimov esplora il potenziale di questa interazione positiva tra un uomo e l'intelligenza artificiale. Lui la pone come qualcosa di estremamente positivo, cioè suggerisce che ci può essere una comprensione, perfino quasi un affetto reciproco tra l'intelligenza artificiale e essere umano. Un altro bel tema che solleva questo racconto è quello dell'obsolescenza programmata, no? Cioè, dobbiamo, come dire, mandare al macero queste automobili? E smantellare un'intelligenza che manifesta anche una specie di autocomprensione di sé potrà produrre, come dire, in futuro anche qualche dubbio, no? Se queste macchine hanno un invecchiamento programmato, e quindi qual è il valore intrinseco di queste cose quando queste cominciano ad assumere sempre di più caratteristiche umane? Capite che ci sembrano questioni molto astratte, ma in realtà stiamo ragionando così. Come una macchina a un certo momento va buttata al macero, e perché l'essere umano, che in fin dei conti è una macchina semplicemente più evoluta, non deve essere a un certo momento gettato al macero se non mi serve più, se non è più utile? E quindi qui c'è una questione molto, molto eticamente molto, molto sensibile. E la macchina che è sempre più capace di autodeterminazione, a un certo momento può essere messa da parte, ma lei magari vuole preservare la propria esistenza contro delle minacce esterne. Insomma, in Sally Asimov non solo racconta una storia avvincente, ma anche offre una riflessione profonda sull'evoluzione dell'intelligenza artificiale e sulle implicazioni etiche di questa convivenza tra umani e macchine intelligenti. E così facendo lui anticipa, come fa sempre, molti dei dibattiti contemporanei sull'intelligenza artificiale. Io credo che queste domande l'uomo di oggi debba assolutamente porsele. Soprattutto, ritorno sul tema fondamentale, attenzione, perché creare delle macchine che assomigliano sempre di più all'essere umano crea una distorsione di prospettiva. Pensiamo che anche l'essere umano sia una macchina. E quindi questa equiparazione tra macchina e essere umano è il grande pericolo. Questo è il grande pericolo che sottolinea Elon Musk parlando dell'intelligenza artificiale. Non Terminator che fa la rivolta contro gli umani, ma che a un certo momento decideremo che l'essere umano è semplicemente una macchina. E quindi questa riduzione, diciamo, dell'essere umano è molto, molto pericolosa. Allora, qual è la risposta a questa crescita così veloce dell'intelligenza artificiale? È riscoprire la grandezza, l'unicità e l'infinita, come dire, dignità che ha l'essere umano rispetto alle macchine e rispetto all'intelligenza artificiale. Questo è davvero un argomento spaziale. La mia vita spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. A cura di Andrea Brugnoli.